Ciao a tutti ragazzi, questo è MTV Mag e io sono Marco Toniolo. Questo video è sponsorizzato da NordVPN. Ogni anno, quando per esempio ci sono i campionati del mondo di mountain bike, si aprono decine di discussioni su dove guardarli. Infatti la diretta gratuita su Red Bull TV può essere oscurata in determinati paesi a causa dei contratti con i canali televisivi. Per esempio in Italia di solito i diritti vengono acquistati dalla Rai, che però non fa vedere una diretta, ma solo una differita. Per andare virtualmente in un altro paese, in cui la diretta è visibile senza problemi, basterà aprire NordVPN, scegliere la nazione e voilà, avrete accesso alla gara in diretta. MTV Mag, insieme a NordVPN, vi offre un coupon per un abbonamento di 2 anni scontati. Basta che clicchiate sul link che trovate nella descrizione. Potete cancellarlo durante i primi 30 giorni senza problemi. Inoltre, NordVPN nasconde il vostro IP e cripta le attività online per garantire la massima privacy e sicurezza. Per fare ciò, ti connette a un server VPN privato e cifrato, anziché a uno di quelli di proprietà del tuo fornitore di servizi internet. Questo significa che le tue attività non possono essere monitorate e i tuoi dati archiviati o manipolati da terze parti. Per una protezione massima, utilizza NordVPN su tutti i tuoi dispositivi, inclusi smartphone, portatile, tablet, PC e persino il tuo router di casa. Con un singolo abbonamento puoi utilizzare NordVPN su 6 dispositivi contemporaneamente. NordVPN adesso compie 10 anni e ci sono delle grandi offerte sul sito. Oggi parliamo di una bici particolare, e cioè di una nuova Canyon Spectral. Direte, ma come ancora Spectral? Quante ne ho provate ultimamente? 3, 4 con la bici elettrica? Sì, però ragazzi, questa è una Spectral particolare perché è qua dietro di me ed è una Spectral 125. Vale a dire ha 125 mm di escursione posteriore e 140 all'anteriore. Ma andiamo a vederla insieme. Eccola qui, in questo bel verdolino bambù, come dice Canyon. È una bici con ruote da 29 pollici, totalmente in carbonio. Questo infatti è il modello CF9, il top di gamma, di una gamma che comprende 3 bici in carbonio, una quarta in arrivo, e 2 bici in alluminio. Vi potrà sembrare uguale alla vecchia, cioè la vecchia, a quella da 150 mm di escursione, che ho qua, fra poco vi farò vedere un paragone, però non è uguale, infatti il telaio è stato riprogettato, nel senso che abbiamo ovviamente un interasse dell'ammortizzatore minore, una corsa minore dell'ammortizzatore, e poi per tenere questo angolo di sterzo che vedete essere molto aperto, infatti è uguale a quello da 160 mm, quindi della Spectral CFR che ho in test di durata, è un angolo di sterzo di 64 gradi con una forcella da 140 mm. Abbiamo poi un angolo sella di 76 gradi in posizione low, infatti vedete qua che c'è un flip chip che permette di cambiare le geometrie. Abbiamo poi dei foderi posteriori da 437 mm e un reach di 485 mm. Adesso io non so se voi vi ricordate bene il video che ho fatto qualche mese fa, penso 3-4 mesi fa, ma queste sono le esatte quote geometriche della bici di allora, cioè la Spectral CFR 160-150. Cosa significa questo? Significa che questa bici non è una down country, non è una cross country, non ha niente a vedere col country, è una cattivissima bici da all mountain, cioè è una trail bike, diciamo, come si dice il termine moderno, trail bike, molto molto aggressiva. Pensate che il peso di questa bici, quindi in taglia L, è di 14 kg e 150 grammi pesati da me sulla nostra bilancia, quindi è più pesante della CFR da 150 mm di escursione posteriore. Questo ovviamente perché innanzitutto il telaio è un telaio CF non CFR, quindi più pesante di circa 300 grammi, perché il telaio CFR è più leggero in assoluto della gamma Canyon. Inoltre troviamo dei cerchi che sono un attimino più pesanti, infatti questi qua sono dei DT Swiss XMC 1501, sono sempre in carbonio con un profilo alto. Troviamo poi un cambio GX elettronico, quindi qua abbiamo il pacco pignone GX che è più pesante del classico X01 o XX1. Poi dobbiamo ricordarci ragazzi che la forcella, pur essendo da 140 mm, è sempre una 36 Factory con cartuccia Grip 2, quindi gli steli sono lunghi uguali rispetto a quella del 160, solo che sono stati ovviamente inseriti di più perché in questo caso l'asta dell'aria sarà più corta. È un procedimento che si può fare anche al contrario, basta comprare la parte ad aria separatamente e si può trasformare questa forcella in una forcella da 160. Poi troviamo il manubrio, che non è il manubrio integrato in carbonio quello che c'è sulla CFR, bensì è un manubrio con attacco in alluminio. Il manubrio in se stesso però è un manubrio in carbonio.
I freni, troviamo degli SRAM Code, i Code vanno bene, ve lo posso già dire, Code RSC, con dei dischi belli potenti, infatti troviamo 200 all'anteriore e 180 al posteriore. Inoltre, guardate questa reggisella, è la reggisella di casa Canyon, da ben 200 mm di escursione. Cioè, per una bici da 125 mm di escursione posteriore, avere questo tipo di reggisella fa proprio capire che tipologia di bici è. In salita arrampica bene come la sorellona, forse anche un po' meglio, grazie alla escursione minore. Però diciamo che la piattaforma Spectral in salita è sempre stata ottima e ovviamente con meno escursione migliora ancora. Infatti anche qua dove sono radici così non ho problemi di dover andare tanto avanti col busto o di premere la ruota anteriore perché sta bene giù. Qua è ripido, sentite dal fiatone. Eccole qua, una di fianco all'altro, alla vostra destra trovate la Spectral 125, alla vostra sinistra la Spectral 150 CFR, quella che ho provato qualche mese fa. Come potete vedere i telai non sono uguali, si vede anche a occhio nudo, guardate bene per esempio il tubo sella, entrambe sono taglie L, la L della CFR 150 è un tubo sella più lungo rispetto alla 125. Inoltre, non solo, vi ho detto già prima che l'interasse dell'ammortizzatore è diverso, così come la corsa, quindi ovviamente il telaio non è lo stesso, pur avendo le stesse quote geometriche, anzi, proprio perché le stesse quote geometriche il telaio è diverso, perché qua abbiamo una forcella da 160 mm, di là da 140, entrambi gli angoli sterzo sono di 64 gradi. L'angolo sella è identico, 76 gradi nella posizione low del flip chip, quindi significa che a minore escursione per la 125 bisognerà per forza cambiare qualcosa a livello geometrico. Lo stesso discorso vale per l'altezza del movimento centrale, quindi ragazzi non pensate di poter trasformare una Spectral 150 in una 125 semplicemente cambiando l'ammortizzatore, perché non ci riuscireste. Inoltre la 125 è solo 29 pollici, con ruota 29 pollici, invece la 150 è disponibile anche in formato mallet. Ma adesso andiamo a provare le differenze sullo stesso sentiero con lo stesso rider, con queste due bici diverse. Siamo in giro su un pistino con diversi salti, paraboliche e step down come questo qua. Perché questa bici è una bici aggressiva, no? Quindi vale la pena provarla su un sentiero un po' diverso dal solito. Vi dico già che sui sentieri scassati, perché considerate che con questa bici ci ho fatto anche la traversata del Monte Bar due giorni fa, è una bici che ovviamente si scompone un po' prima rispetto a una bici con più escursione al posteriore, quindi bisognerà lavorare un po' più di gambe. Però la cosa importante è che ovviamente con un ammortizzatore da 125 mm di escursione, Canyon consiglia di usare un sag da 25% e non un sac del 30% come sulla Spectral da 150 mm di escursione. Questo in modo da usare meglio la corsa. Con la 125 andiamo a fare un pistino, qualche saltino, secchissimo il terreno, bellissimo l'atterraggio, non serve veramente qualche centimetro in più. Adesso questa qua è una curva un po' strana. Adesso salto, sempre atterraggio sul piatto e qua saltone, ecco qua. Adesso si rifà lo stesso con l'altra bici. Andiamo, stesso sentiero, già la posizione è un po' diversa. Qua ovviamente sembra di atterrare su un cuscino, cioè, si sente la differenza di escursione nettamente. Vediamo sul piatto. Eh beh, si fa molta meno fatica con le gambe, vediamo anche qua. Eh sì, la sensazione è netta che con questa i colpi vengono assorbiti molto meglio. Adesso rifaccio questo salto, che è quello più grande, prima con la 125 e poi con la 150, per vedere le differenze. Fatta, ovviamente questa anche nel momento di lancio, quindi alla rampa, è facilmente poppabile, infatti dicono che sia poppy, no? Come bici, facile proprio da far saltare e da controllare. Adesso provo la 150. Essendo l'atterraggio abbastanza piatto, si nota tantissimo la differenza di assorbimento
di questa bici rispetto a quell'altra. Cioè qua lavoro di meno con le gambe, anche se occhio che le ruote sono diverse, anche le gomme, ma su questo tipo di impatti la differenza vera è proprio la cinematica, cioè l'escursione soprattutto, più che l'assorbimento delle vibrazioni delle ruote e delle gomme. Quindi ovviamente se uno vuole andare in park e fare robe grosse, insomma, meglio una bici con più escursione, però quella piccolina lì permette veramente di dare più gas proprio in fase di lancio. Ma adesso andiamo a vedere il sentiero qua giù, che bello scassato e ripido, come si comportano. Qualche dettaglio interessante, come il passaggio cavi, che è guidato, anche se nel telaio non c'è una vera e propria scanalatura, bensì il tubo o il cavo, in questo caso del freno, va dentro a un tubo neoprene che guiderà l'altro tubo fino qui, per poi farlo uscire sul fodero posteriore senza doverlo guidare con calamite eccetera. Basta inserirlo qua, esce di là senza nessun problema. Inoltre anche questo telaio, come quello della 150, ha due viti per poter assicurare questo porta borsellino, porta oggetti. In questo caso io ho usato il borsellino di Canyon, che è molto comodo perché fra l'altro è impermeabile, quindi quando uno lava la bici o se piove, quello che c'è dentro qua non va a bagnarsi. C'è anche da dire che se uno non ha il borsellino qua, per esempio, può assicurare la camera d'aria, la cartuccia di CO2 eccetera senza nessun problema. La combinazione fra passaggio cavi interno guidato e questo batticatena, che poi è presente anche qua sul fodero alto, fa sì che la bici sia molto silenziosa, anche perché il batticatena è molto morbido, quindi quando la catena vi sbatte su non fa rumori fastidiosi. Anche questo telaio della Spectral ha le filettature delle viti dentro dei pezzi in metallo che potete vedere sono a loro volta fissati al telaio tramite un'altra vite. Questo vuol dire che se spannate la filettatura non andate a rovinare il telaio, cosa molto importante secondo me. Lo vedete qua dove c'è il flip chip, ma anche qua sotto per esempio, è una bella idea. Infine un altro dettaglio che vorrei farvi vedere è la schermatura dei cuscinetti, cioè se qua svitate questa vite verrà fuori la schermatura, perché sotto ci sarà il cuscinetto vero e proprio che a sua volta dovrà venire svitato. In questo modo, vedete anche qui, i cuscinetti sono protetti dallo sporco e dalla polvere che viene tirata su della bici durante l'uso. Adesso vi faccio vedere la differenza proprio di come si riattiva la bici su questo salto. Vedete, lascio qua l'Andrea per farvi capire le dimensioni. Vedete, l'atterraggio è lì, quindi c'è un po' di aria da prendere, ma soprattutto è facile capire come una bici riesca ad alzarsi facendo la minore fatica possibile. Quindi comincio adesso con la 160 che rubo ad Andrea. Adesso farò la stessa cosa, quindi senza pedalare, senza alzare più di quel tanto, con la 125. Questa è ovviamente più divertente, perché basta dare un minimo impulso e bam. Per esempio qua adesso il salto l'ho preso un po' più a destra di prima, quindi dovevo saltare un po' di più perché sono arrivato qua, però non c'è stato problema proprio ad alzarla e muoverla, quindi è facile, più facile ovviamente. Poi se l'atterraggio è fatto bene, la differenza fra un'escursione e l'altra non si sente. Adesso facciamo un paragone in un tratto ripido, lo vedete qua sotto, ok, la telecamera farà sembrare tutto piatto, ma è una bella S con la strada lì in fondo, cortina, diciamo cortina da un pezzo, e vi faccio vedere con le due bici come riesco a girare su questi tornantini molto molto stretti e soprattutto ripidi. Allora, l'approccio lento ma violento, questa qua è la 125, si alza dietro che è un piacere, ma anche perché i freni comunque funzionano bene. E diciamo che non c'è problema. Adesso vado su a prendere l'altra bici. Andiamo di 150.
ho la sella più alta di quell'altra qua, è un po' una fregatura perché è la sella dell'Andrea, ma fa niente, ce la farò. Qua è un attimino meno agile, indubbiamente, è un attimino, soprattutto perché sulla forcella ovviamente affondo un attimino di più, quindi non è così precisa come la 125. Però le lunghezze delle due bici sono identiche, quindi non è questione di lunghezza che non ci passo, è proprio questione di tanta escursione, quindi c'è da lavorare un po' di più sulla forcella quando uno pompa in curva. Ricordo che la bici pesa 14,1 kg, anche perché ha delle gomme leggere, perché guardate cosa abbiamo su, abbiamo il Minion DHR 2 Exo, quindi con la carcassa leggera, cosa che su una bici del genere non sono così convinto sia una grande idea, perché anche al posteriore abbiamo solo Exo, cioè se uno va su sentieri scassati rocciosi queste gomme qua non durano di certo lungo, quindi fate conto che dovete aggiungere almeno altri 200 grammi in tutto alla bici e siamo già a 14,3. E a questo punto non si fa la domanda, se pesa tanto quanto se non di più della 150 che vedete qua, anzi questa qua è più leggera perché è la top di gamma, ma vabbè, ma in generale dice, perché prendere una bici con meno escursione e che pesa di più? Beh, secondo me la scelta va appunto ponderata secondo dei sentieri che si fanno. Insomma ragazzi, avrete capito che la 125 è una bici un attimino più aggressiva, cattiva della 150, ma ovviamente con i suoi limiti se uno soprattutto fa sentieri alpini scassati. Quale preferirei delle due? Fra queste due qua? Beh, insomma, per i sentieri che faccio io andrei sulla CFR 150, più che altro perché mi dà più confidenza, più tranquillità sui sentieri lunghi, con tante botte, eccetera. Però la 125 bisogna dire che è proprio divertente. Quindi, per esempio, per un terreno come Massa Marittima, Monte Arsenti, la 125 probabilmente sarebbe la mia prima scelta. Però, visto che io non vivo su Monte Arsenti, bensì sulle Alpi, la mia prima scelta è la CFR da 150. In ogni caso i montaggi sono veramente ottimi, trovate i prezzi qua sotto nel link della descrizione con tutti i modelli e tutte le geometrie, poi trovate anche il link all'articolo scritto nel caso vogliate vedere qualche foto con calma. Detto questo vi ringrazio di aver visto il video, mi raccomando sottoscrivete al canale, cliccate la campanellina per non perdervi mai un video e ci vediamo al prossimo. Ciao!